Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per costruire rig. Allora, sono impegnato nel self-made, mi sto dedicando a nuovi rig e nel frattempo che aspetto che si alzino un po' le temperature. Lo scorso video avete visto un video sul self-made, oggi invece un nuovo rig. Non ho mai fatto video sui rig, se no uno o due ancora un anno fa. Oggi facciamo un video su un rig. E vi parlerò del crimp di corda. Non ho mai fatto pubblicità a nessuna azienda sul mio canale. Oggi però volevo parlarvi di questo modo di fare rig semplice che richiede l'uso di questa pinza qua e dei crimp di corda. Adesso andiamo a vedere un semplicissimo spinner rig costruito con questi crimp che andranno a chiudere, clippare, diciamo, il nostro rig senza dover fare nodi e quant'altro. Quindi molto semplice, andiamo a inserire uno di questi, lo clippiamo con la nostra pinza fatta apposta e il rig è pronto, velocissimo, semplice e efficace. Andiamo a vedere. Benissimo, allora abbiamo tutto l'occorrente, il nostro spezzone di fluorocarbon, il crimp, la crimpatrice e tutto l'occorrente per creare il nostro spinner rig. Adesso andiamo a prendere il crimp e ci passiamo dentro il nostro fluorocarbon. Dopo prendiamo la nostra spinner swivel, la passiamo dentro e andiamo a ripassare il nostro fluorocarbon nel crimp. In questo modo. Ecco qua. Adesso dobbiamo andare a crimpare questo qua, questo pezzetto di ferro qua, in modo che con la pinza si stringe e il filo non fuoriesce, non torna indietro. Andiamo a crimpare. Ecco fatto. Vedete che io tiro, però il filo resta così com'è. Adesso andiamo a eliminare un po' di eccedenza e dopo io do anche una piccola bruciata in modo da creare una pallina, così se per caso dovesse tornare indietro in fluorocarbon, almeno trova la pallina e si blocca. Comunque non abbiamo problemi, vedete che tiene molto bene. Adesso niente di più semplice che creare uno spinner rig classico. Prendiamo il nostro amo. Forse il tutorial dello spinner rig l'avevo anche già fatto, non mi ricordo perché non ho mai fatto tanti tutorial sui terminali. Adesso, ok, in questo modo, poi spinner swivel. Ecco fatto, accendino, anzi sarebbe meglio vapore,
Ma io in questo caso utilizzo l'accendino. Adesso la nostra vitina. E il nostro stopper. Ecco qua. Poi mi ero dimenticato di tirarlo fuori un po' di tungsteno per andare a coprire la nostra crimpa. In questo punto qua andiamo a coprirla, così il tungsteno fungerà sia da bilanciamento per la nostra pop-up, sia da, diciamo, protezione per la crimpa. Ecco qua. Andiamo ad avvitarci una boilies a caso che ho trovato qua nella cassetta. Ed ecco qua il terminale. Bene, allora abbiamo visto questo terminale molto semplice. Ovviamente un terminale da lancio, essendo molto rigido. Terminale fatto per lanciare senza avere problemi di grovigli, non molto adatto ovviamente alle bombette perché è rigido. Semplice, serve soltanto appunto questa crimpatrice e i crimp dedicati. Si va a pinzare e il terminale è pronto. Ovviamente questo si può utilizzare anche su magari un combi rig, andando un high rig classico, blowout rig, combinato facendo la parte sull'amo in treccia, un centimetro di treccia, e dopo si arriva col nostro fluorocarbon e ci si attacca magari con una girella o direttamente con un nodo tra treccia e fluorocarbon. Io questa sera l'ho fatto su uno spinner rig, e lo scopo non era fare un terminale, ma farvi vedere questa crimpatrice come funziona. L'ho già detto anche prima, S filo nylon fluorocarbo boom, che è il filo di corda dedicato apposta per questi, quindi S da 0,43 a 0,60, L da 0,60 a 0,70. Detto questo, bene, morta la batteria proprio a fine video. E niente, allora, detto questo, stavo dicendo, provate, compratela, non costa eccessivamente tanto, vi aiuterà a fare dei rig veloci, diciamo, perché non serve fare nodi. E secondo me è utile, quindi provate e grazie per aver visto il video. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere se provate a fare questi terminali e ci vediamo al prossimo video.